Buongiorno a tutti, bentrovati, grazie per aver accolto questo invito. Ringraziamo le istituzioni presenti a questa conferenza stampa. Prima di entrare nel vivo, guardiamo insieme un video. Sta lì sullo schermo il video di una mamma, di un papà, di un bambino colpito da una malattia rarissima e di uno straordinario esempio di lavoro di squadra tra l'ospedale, l'università, le istituzioni. Questa è la storia di Simone. Buongiorno Sebastiano, tu sei, lo diciamo per tutti, il papà di Simone, un bimbo di poco più di 3 anni che è nato con una malattia genetica rarissima, il deficit di AADC, è una malattia neurometabolica che causa un'invalidità progressiva e riduce moltissimo la qualità e l'aspettativa di vita se non si interviene. Questo è ciò che vi siete trovati davanti nel momento in cui vi è stata fatta la diagnosi, anche se fin dall'inizio vi hanno detto a te e a tua moglie che una speranza poteva esserci. Ci puoi raccontare di questo inizio? Oramai si parla già di quasi 2 anni fa, si sapeva veramente poco. Il professor Liuzzi ci spiegò che cos'era questa terapia, dove si doveva fare un'infusione in una parte del cervello, il putamen, e iniettare il cosiddetto virus, dove poi il bambino avrebbe iniziato a produrre gli enzimi che dalla nascita gli mancano. C'è stata una richiesta da parte della professoressa Battini e del professor Liuzzi per la terapia, ma poi è stato tutto un'attesa fino a maggio del quest'anno. Ecco, quindi da quando Simone è risultato idoneo a fare questa terapia è un anno più o meno di attesa in cui sembrava che queste difficoltà regolatorie e burocratiche impedissero sempre e allontanassero questa possibilità. Quindi voi a un certo punto, vedendo che comunque la malattia progrediva, avete scritto una lettera. Raccontami un po' questa cosa. Sì, uno dei soliti ricoveri di Simone ha deciso di cogliere la palla in balzo e contattare la presidente Giorgia Meloni e altre 2 figure, tra cui l'onorevole Gemmato. Una lettera ovviamente anche un po' di critica, perché il fatto che venga fatta in Europa, in altri paesi, è penalizzata sempre un po' l'Italia, quindi un pochettino i toni, diciamo, non sono stati aggressivi, però un po' di critica c'è stata nella lettera che ho fatto. Con grande sorpresa poi questa lettera è stata letta e possiamo dire accolta. Poi ha fatto effetto, quindi. Sì, ha fatto un ottimo effetto, ho avuto contatti con il Ministero della Salute, con l'onorevole Marcello Gemmato che mi ha tranquillizzato, mi ha informato passo passo di tutte le volte che c'erano degli incontri con AIFA per cercare di trovare un accordo e arrivare a una conclusione. Bene o male alla fine ci siamo riusciti. Ci siete riusciti voi il 1 maggio, tu e tua moglie Sabrina, eravate a Roma, ci siete rimasti un mese e il sì. 22 maggio Simone è stato finalmente sottoposto alla terapia genica al Policlinico Umberto I. E cosa vi ricordate di quei giorni? Ho bellissimi ricordi di questa esperienza. Siamo stati realmente coccolati da tutto lo staff. So sì. Che hai ricevuto anche una visita particolare in ospedale negli ultimi giorni prima sì. Delle dimissioni. È venuto a fare la visita a Simone, l'onorevole Gemmato. Grandissima sorpresa e immenso piacere di averlo potuto ringraziare personalmente. Anche lui ha fatto molto piacere venire, diciamo, a far visita a Simone. Ha un sorriso meraviglioso. Senti, ma adesso finalmente siete tornati a casa. Sono passate circa 5 settimane da un intervento, insomma, anche abbastanza invasivo, anche lungo, 8 ore di operazione. Come sta Simone? Simone sta benissimo. Inizia a essere molto più dinamico, ha molta più energia, anche un pochettino più monello del solito, ma ci sta. Miglioramenti qualcosina la stiamo notando, però ancora non ci vogliamo sbilanciare ben oltre, perché è un mese che è passato dall'intervento, quindi è una cosa che richiede magari un pochettino più di tempo, ma vedremo ora nei prossimi giorni quanto Simone verrà nuovamente ricoverato all'Umberto I per il riscontro a un mese di distanza.
C'è stato un grandissimo lavoro di squadra, dover ringraziare tutti, dovremmo stare qui un'altra mezz'ora almeno, ma qualche nome che vuoi veramente ringraziare? Però ci tengo veramente tanto a ringraziare la struttura in primis dell'Umberto I, dove è stato fatto un lavoro fantastico. In fase dell'operazione stessa venivano a informarci costantemente, qualsiasi cosa si faceva in sala operatoria. Ci tengo a ringraziare il dottor Mastrangelo, il dottor D'Angelo, il dottor Pisani. Un altro nome cui tengo realmente tanto è la dottoressa Roberta Bartini, che è colei che ha diagnosticato la terapia e lo ha seguito. Poi vabbè, Riccardo Ena è un'altra persona che io ormai ho nel mio cuore, spero che continuerò a poter sentire. E magari anche AIFA, che alla fine è riuscito senz'altro a trovare questa soluzione. Il professor Palù, un'altra persona che ci tenevo tantissimo a ringraziare, perché anche per merito loro, soprattutto per merito loro, è stato fatto tutto. Questa era la storia di Simone. Invito al tavolo il presidente della regione Francesco Rocca, la magnifica rettrice e il direttore generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio D'Alba. Al direttore generale la parola per introdurre questa conferenza stampa. Salve, buongiorno a tutti, ringrazio il rettore, ringrazio la magnifica rettrice, ringrazio tutti voi per la presenza in questa giornata, a questa conferenza stampa. La storia di Simone, il personale di Simone l'avete sentita, l'avete ascoltata, a noi ci tengono aggiornati delle evoluzioni e dei miglioramenti di Simone. La storia di Simone però è una storia di una sanità d'eccellenza. Come è stato introdotto dal papà, Simone è stato sottoposto a una innovativa terapia, un farmaco innovativo e approccio innovativo, perché è stata effettuata un'infusione intracerebrale di un farmaco tra l'altro appunto destinato alla cura di una patologia oltre che rara. È stata fatta in un centro che è stato accreditato per fare questo. Il Policlinico è uno tra i 4 centri in Europa accreditati per questo tipo di terapia, ma dico al Presidente, alla magnifica rettrice, è l'unico centro pubblico in cui questo tipo di terapie sono fatte, naturalmente l'unico in Italia, perché stiamo parlando del primo caso trattato in Italia. Tra l'altro abbiamo anche l'orgoglio di dire che, a differenza degli altri centri, noi siamo andati anche un po' più avanti, perché questo trattamento l'abbiamo fatto sotto guida RM, cosa che negli altri centri non era stata fatta e che ulteriormente innalza il livello qualitativo del trattamento. Devo dire con orgoglio, devo testimoniare un gran lavoro fatto da questa struttura, perché di fatto sono state coinvolte tutte le sfere dell'azienda, perché abbiamo dovuto affrontare questioni giuridico-amministrative riferite alla gestione della pratica presso AIFA e l'acquisizione del farmaco. C'è stato un grandissimo lavoro di preparazione, di organizzazione, di messa in sicurezza attraverso blindate procedure di quello che doveva essere il percorso diagnostico e terapeutico di Simone. E poi naturalmente c'è stata una grande competenza professionale dei singoli che a diverso titolo in diversi momenti sono intervenuti nel percorso di presa in carico. Devo dire, Presidente, ho l'orgoglio di dire che in questa struttura si è fatto tutto, cioè dal momento in cui, attraverso la prima diagnosi fatta dal professor Angeloni, si è avuto con certezza di quella che era stata l'intuizione della professoressa di Pisa, all'ultimo momento che sarà il follow up che il professor Pisani farà nel corso del tempo per valutare l'evoluzione del, auspichiamo, molto positiva del trattamento di Simone. Evidentemente questa, secondo me, testimonia una cosa, è la testimonianza di un grande sistema sanitario nazionale in difficoltà, ma che orgogliosamente noi difendiamo tutti i giorni, perché
è un esempio di grande coesione dalle istituzioni alte, ministero, governo, ministero e AIFA, per far accedere Simone al fondo del 5% previsto dalla legge 326 del 2003 per quei farmaci che ancora in Italia non sono approvati, tra l'altro a altissimo costo e dedicati a patologie rare e per situazioni in cui non ci sono soluzioni terapeutiche diverse. Devo ringraziare Regione e Università qui presenti perché abbiamo avuto le condizioni tecnologiche e professionali per poter fare in questo luogo, in questa regione, questo trattamento innovativo. Naturalmente ringrazio il Policlinico perché anche qui quando dico si testimonia una buona sanità, si testimonia una sanità che è fatta di competenze. È una testimonianza una sanità fatta di entusiasmi, di volontà di partecipare a cose grandi. Ecco, nelle difficoltà di tutti i giorni registro una volontà di partecipare a cose grandi. Chiudo con un ringraziamento che vuole essere collettivo, ma nell'essere collettivo spero di non scordarmi nessuno. E quindi io parto, scusatemi, ma lo devo fare analiticamente. Parto da chi ha partecipato all'organizzazione, quindi dalla direzione sanitaria, all'ufficio tecnico, l'ingegneria clinica, la farmacia, l'igiene ospedaliera, il dipartimento delle professioni, la fisica sanitaria e poi tutto il mondo dei professionisti medici, naturalmente la neuropsichiatria infantile, la radiologia, l'anestesia e rianimazione, l'anestesia infantile, la neurochirurgia. Ecco, Presidente e magnifico rettore e rettrice, chiudo con questo. Solo in questi luoghi si possono fare queste cose, perché queste competenze così diffuse e distribuite di questo livello, ho l'orgoglio di dire che lo abbiamo in questi luoghi, insieme a tutte le difficoltà del quotidiano. Però ecco, oggi testimoniamo un pezzo di buona sanità. Grazie. Passo la parola alla magnifica rettrice. Signor Presidente, Direttore Generale, gentili colleghi e colleghe, gentili ospiti. Bene, credo che oggi con questa conferenza stampa che è organizzata in collaborazione con l'Osservatorio delle Malattie Rare e che descrive la storia di Simone, forse si mette per la prima volta l'accento sulla centralità dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I riguarda le malattie rare. Il tema delle malattie rare nel nostro policlinico, nella nostra università, è una storia di eccellenza che questa occasione ci consente di sottolineare. E consentitemi di fare una riflessione su quello che già Fabrizio D'Alba ha sottolineato. Questo luogo, cos'è questo luogo? È il luogo in cui le eccellenze della ricerca scientifica che un'università come Sapienza riesce a garantire si integrano ovviamente con le eccellenze professionali. Una buona assistenza, Presidente, non si può fare senza un'eccellente ricerca, un'eccellente didattica. Quindi io qui voglio sottolineare ancora una volta il ruolo strategico dei policlinici universitari come categoria aristotelica, perché le eccellenze del sistema sanitario nazionale si trovano nei policlinici universitari, certamente con le difficoltà e le criticità che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare. E qui una filiera perfetta dal punto di vista diagnostico, con il laboratorio di Tonino Angeloni, il lavoro dei neuropsichiatri. Saluto e ringrazio Vincenzo Leuzzi e il suo successore, il professore Pisani, e Antonio Santoro, che con l'atto ultimo dell'infusione ha chiuso il percorso di questa storia di eccellenza, che però voglio sottolineare. Quindi poi ovviamente il ringraziamento a AIFA, il ringraziamento a chi a livello, diciamo, dei massimi vertici del Ministero della Salute ha potuto seguire evidentemente la nostra regione e il suo presidente. Ma dobbiamo utilizzare
questa giornata, che è la storia di un bambino, ma per lui devono valere tutti, di quanto questa struttura sulle malattie rare può portare, diciamo, anche per tanti altri casi che mi auguro potranno essere seguiti con la medesima attenzione. E quindi grazie ancora, e che la storia di Simone sia la storia di tutti i bambini affetti da malattie rare che potranno essere seguiti presso il nostro policlinico universitario. Grazie. Do la parola al presidente Francesco Rocca. Magnifica rettrice, direttore, professori, personale tutto, buongiorno, grazie. Oggi è sicuramente una bella giornata, la mia presenza qua è a testimoniare il riconoscimento e la gratitudine della Regione Lazio per l'eccellenza rappresentata dall'Università La Sapienza, in particolare in questo caso ovviamente dal Policlinico Umberto I. Vista la mia storia parlo della Sapienza in generale, così non offendiamo i vostri colleghi dall'altra parte di Roma, però scherzi a parte, io ho avuto modo, lavorando con loro fianco a fianco, specialmente nelle neuroscienze, ho avuto l'onore di lavorare col professor Fieschi, e quindi vedere quanta era l'attenzione, quanto alta fosse l'attenzione, l'attenzione sulle molecole orfane, sulle malattie rare, questa maniacalità importante, proprio questa dedizione alla ricerca è qualcosa che ho sempre ammirato, mi ha ispirato proprio nella quotidianità, e quindi oggi qui è per celebrare insieme a voi questo successo, pur tra mille difficoltà che vive l'università, il Policlinico Umberto I in particolare, la nostra sanità. Una seconda riflessione che mi viene spontanea ascoltando la storia di Simone è quanto comunque a Roma non esiste una sola struttura pediatrica d'eccellenza, e questo va ricordato. A Roma esiste una struttura pubblica d'eccellenza che è votata alla ricerca, che è votata alla buona sanità e che necessita di essere supportata dall'amministrazione regionale. Bisogna saper accompagnare tutte le realtà nella loro crescita, e questa sarà la mia sfida nei prossimi 5 anni. Le malattie rare, vedete, sono qualcosa di terribile. Proprio ieri ho ascoltato, è venuta in ufficio da me una madre che è costretta a pagare centinaia di migliaia di euro, e mi ha detto: io posso permettermelo, e la regione non ce l'ha consentito, e va al John Hopkins per una cura del bambino, che sta funzionando, e però noi qua ancora non abbiamo il coraggio di scommettere sulle nuove terapie, oppure la responsabilità di accompagnare chi ha necessità laddove comunque la ricerca ha fatto passi più avanti. Quindi questa è una grande sfida che sento su di me come responsabilità, così come sento su di me la responsabilità di favorire la condivisione delle conoscenze. Questa è la grande sfida anche delle malattie rare. C'è una rete che sia tale, non solo a livello regionale, ma sia anche a livello nazionale. Su questo in conferenza Stato-Regioni probabilmente dobbiamo fare di più, e la Regione Lazio, che è sede di tante eccellenze cliniche, deve far sentire la sua voce. Questa è l'altra sfida, l'altra responsabilità. Insieme, e lo dico anche questo con grande senso di responsabilità, all'attenzione alla spesa. Cioè, ogni euro che noi sprechiamo all'interno del servizio sanitario è un euro sottratto a una buona sanità. Ogni disattenzione che noi abbiamo nel nostro quotidiano, nell'ambito sanitario, è un danno che facciamo ai nostri pazienti. E su questo ovviamente la mia attenzione sarà maniacale, tanto quanto io ho appreso dai professori della Sapienza nel periodo in cui ho avuto la possibilità di lavorarci insieme. A ognuno il suo, a voi la ricerca clinica, a me la responsabilità di governare i processi clinici in senso nobile e alto, senza interferire, ma facendo sì che le risorse tornino ad essere disponibili per fare in modo che la ricerca poi si trasformi in eccellenza, come è accaduto in questo caso.
Nella lettera di Giacomo del Nuovo Testamento c'è un passaggio che mi ha sempre ispirato e colpito, che dice: nel frammento tutto, nella piccola cosa c'è l'essenza di quello che facciamo. E nell'attenzione maniacale che noi dobbiamo mettere nel quello che facciamo, voi come clinici o ricercatori e docenti, me come amministratore, sta quell'attenzione anche al risparmio del singolo euro in una sanità che quest'anno perderà 700 milioni di euro che verranno sottratti alle buone cure. Ecco perché occorre uno sforzo importante, occorre ridare dignità al Policlinico Umberto I sotto il profilo strutturale, perché c'è tantissima eccellenza che non trova la possibilità di sviluppare adeguatamente le proprie qualità all'interno di questa struttura, così come all'interno dell'altra struttura della seconda facoltà, ma in questa facoltà in particolare. E questo sarà il mio grande obiettivo della legislatura: trasformare il Policlinico Umberto I, ovviamente fianco a fianco alla magnifica rettrice, condividendo ogni passaggio. Noi dobbiamo restituire alla città, anche nella sua bellezza che è data dalla ricerca, perché la ricerca con questi risultati è bellezza, anche in una forma esteriore di apparecchiature, di tecnologie, di risorse, di spazi, quella dignità che la prima facoltà d'Italia merita, sotto il profilo anche della produzione del personale sanitario che questa facoltà esprime ogni anno. Quindi la mia presenza qui, il merito è di chi ha avuto attenzione, del sottosegretario Gemmato, dell'AIFA, ovviamente dei clinici e dei ricercatori. Come Regione Lazio, la mia presenza qui è sottolineare l'attenzione che verrà data a questa struttura affinché anche sotto il profilo logistico e organizzativo possa tornare ad essere protagonista fortissimo all'interno della sanità nazionale e internazionale, perché non ci fermiamo ai confini regionali. Quello che è avvenuto qua oggi è sicuramente un evento di rilievo nazionale, ahimè in altri paesi d'Europa già lo facevano. È un buon passo, è un buon segnale che qui si possono fare le cose, si possono fare scelte cliniche importanti perché adeguatamente sostenuti. Infine un ringraziamento al personale sanitario. La cosa che più mi ha toccato per me, per la mia storia personale, è il ringraziamento per l'umanità. La medicina, come tutte le scienze umane, è fallibile. Quello che a noi serve come senso di responsabilità è l'umanizzazione e il rapporto con i nostri pazienti. Quella capacità di che il medico deve sempre portare con sé, perché a volte fa più uno sguardo e una parola davanti all'ineluttabilità di alcune malattie. E quindi quell'accompagnamento, quella serenità con cui parlava il papà di Simone è il tratto importante di un qualcosa che è medicina, perché cura le persone. E in questo senso posso dire per testimonianza personale che la sapienza è maestra di vita anche in questo. Grazie. Allora, grazie alle istituzioni intervenute. C'è un cambio di seduta, siamo collegati streaming, quindi inviterei il professor Pisani e il professor Santoro a prendere posto al tavolo. Rimane il direttore generale qui insieme a noi. Per questa parte, di conferenza stampa, ricordiamolo, i colleghi giornalisti avranno subito dopo questi interventi la possibilità di fare le domande, e questa parte della conferenza stampa sarà condotta dalla collega Ilaria Ciancaloni Bartoli, che è la direttrice qui accanto a me, una collega con la quale abbiamo fatto altre cose pure, partendo qui dal Policlinico tanto tempo fa. Prego. D'accordo. Prego, il microfono in aria. Prego. Io rimango in piedi. Eccoci qua, siete tutti. Allora, quella di oggi, quella che abbiamo raccontato fin dall'inizio, è prima di tutto, questa è una conferenza stampa, è una storia che possiamo descrivere con tanti aggettivi. È una storia di eccellenza, l'eccellenza della sanità pubblica del Policlinico Umberto I. È una grande vittoria della ricerca scientifica e in modo particolare di quella più avanzata, più
alle terapie avanzate, parliamo di una terapia genica, peraltro con una modalità di somministrazione unica, molto complessa, poi ce la spiegherete bene. Parliamo della storia di Simone e della sua famiglia, del papà Sebastiano e della mamma Sabrina che ci stanno seguendo online e che voglio salutare. Parliamo di una storia anche d'amore in cui tante persone si sono mosse per venire incontro a un bisogno fondamentale, che era il bisogno della famiglia di avere una risposta terapeutica. Una risposta che era possibile, perché la terapia c'era, ma bisognava creare quel movimento, quei ponti, affinché Simone potesse veramente riceverla, questa terapia. Simone l'ha ricevuta e per lui sarà una rivoluzione, piccola, grande, questa lo vedremo nel tempo e ce lo diranno i medici che sono qui, ma qualcosa ci si aspetta certamente. E quindi io chiederei direttamente al professor Pisani, che è il direttore responsabile dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I, ovviamente, cos'è che ci si aspetta per il futuro di Simone e se quel video che abbiamo visto prima, bellissimo, del bimbo che va sull'altalena, significa già qualcosa o magari vogliamo vederci che significhi qualcosa ma sono ancora solamente speranze. Il video è emozionante di per sé, l'intervento è andato molto bene, è stato un momento importante di una storia lunga. Come dice San Francesco, raccolgo un po' le parole, iniziate con fare le cose possibili, vi ritroverete col fare le cose impossibili. E questo io mi devo dire e ringraziare, perché oggi mi ritrovo alla sintesi di un lungo lavoro, di un lungo percorso fatto da chi mi ha preceduto. E consentitemi, non posso non ringraziare e riconoscere il lavoro fatto dal professor Leuzzi in tutti questi anni. Proprio ha fatto costantemente tutto ciò che è il possibile. Insieme al professor Angeloni del laboratorio, tutta la professora Alla Rocca, con tutto il supporto che hanno potuto dare. Quindi costantemente è stato fatto tutto il possibile a portarci ad essere centro di eccellenza nazionale e internazionale, perché il professor Leuzzi siede su tavoli internazionali per lo studio di questa malattia rara e delle malattie rare in generale, che ha portato quindi poi Simone ad essere riferito presso il nostro centro, dove poi tramite le tecniche di laboratorio e cliniche è stata confermata la diagnosi di cui prima c'era stato un sospetto. E poi progressivamente si è giunti a questo momento importante che alcuni anni fa sembrava impossibile, impossibile nella metodica, impossibile da affrontarla, ma non ci si è scoraggiati e ci troviamo oggi a raccontare questa bellissima storia. Storia che ha determinato l'intervento, come è inutile ripetere tutto quello che è stato precedentemente detto, con la grande organizzazione che è stata messa in atto. E oggi abbiamo Simone lì che sorride, in questi giorni è qui da noi, è sorridente, come dice il papà in termini affettuoso, più birichino e monello del solito, il che significa che la terapia comincia a dare i primi segni. Alcuni segni si sono già visti dal fatto che abbiamo dovuto ridurre la terapia di supporto sintomatica che lui faceva in precedenza e quindi i primi segni cominciano ad esserci. Quindi la speranza è che da un punto di vista motorio e cognitivo vada a recuperare quel gap che fino ad oggi si è visto rispetto ai suoi coetanei, perché questa è una terapia genica e tra breve cominciamo a vedere la produzione spontanea all'interno del suo cervello della dopamina, che andrà a sostituire quello che mancava nel suo organismo fino a poco tempo fa. Grazie professore, e noi auguriamo la stessa cosa. Ora, questa procedura, noi qui abbiamo tutti esperti e ne parlano in maniera molto tranquilla, ma immaginate di essere dall'altra parte, di essere magari il papà o la mamma di Simone e che vi dicano che in realtà devono fare 4-6 buchi in testa, due buchi in testa al bambino, tenerlo sotto anestesia per 8 ore, insomma, a noi esseri comuni non sembra una cosa così semplice. Quindi a me piacerebbe che il professor Antonio Santoro, che è il direttore dell'unità operativa di neurochirurgia, ci spiegasse un pochino più nei dettagli come è avvenuta questa procedura, comunque lunga e complessa, non per niente, cioè non scontata, insomma. Sì, la procedura seguita passo per passo sotto risonanza magnetica.
facciamo una risonanza magnetica all'inizio per cercare di individuare punto in cui va effettuato il foro di Trapano, e questo si ottiene facendo una scansione di risonanza e individuando i punti esatti in cui effettuare i due fori di Trapano, uno a destra e uno a sinistra. Questo successivamente permetterà, sempre con controllo di risonanza, di aprire per una piccola parte la dura madre, che è l'involucro che avvolge il cervello, e introdurre quindi quei cateterini nel organo bersaglio del cervello, che è rappresentato dal putamen, e calcolare ancora una volta con la risonanza i punti precisi in cui fare l'iniezione, perché va fatta una iniezione nella parte anteriore del putamen, un'altra nella parte posteriore, e ogni procedura dura circa 27 minuti, questo bilateralmente, e già la somministrazione, che avviene a una velocità di 0,003 millilitri per ora, per minuto, fa capire la lunghezza della procedura. L'altra cosa che noi abbiamo fatto, e che è stato già detto dal direttore generale, è che negli altri posti in Europa la procedura è stata effettuata in camera operatoria con un sistema stereotassi. Qui, grazie allo sforzo della direzione, siamo riusciti a trasformare una sala radiologica in una camera operatoria, ottenendo la stessa sterilità che abbiamo in camera operatoria. E poi abbiamo visto in quel video bellissimo che avete fatto un lavoro veramente di fino, perché il papà a un certo punto toglie il cappellino a Simone, non lo fa a caso, lo fa per far vedere che quei fori che erano stati fatti sono a 5 settimane di distanza ormai quasi impercepibili. Sembra una cosa piccola, ma anche quella, insomma, è una cosa importante. E per fare questo, il professore ha diretto il tutto, ma ci vuole un'equipe. E qui abbiamo con noi, mi permetta, il dottor Luca D'Angelo, che ha fatto parte dell'equipe, a cui vorrei dare brevemente la parola, perché so che ha avuto un ruolo importante in questo intervento. Sì, salve a tutti. Sì, è stato un intervento che abbiamo preparato da circa 2 anni, in realtà, col professor Leuzzi, che mi chiamò la prima volta per cominciare a pensare, a ideare questo tipo di intervento. Poi sono stato negli Stati Uniti l'anno scorso, perché la tecnica era la prima volta utilizzata proprio negli Stati Uniti, e quindi sono stato sia in Texas per vedere appunto questa procedura chirurgica e capirne un po' i segreti per portarli qua in Italia. E proprio dal confronto poi con il professor Santoro e con tutta l'equipe siamo riusciti piano piano ad allestire e a prepararci per questo intervento. Quindi, diciamo, lo sforzo sia da parte di noi chirurghi, ma da parte degli anestesisti, perché comunque operare un bambino non in una sala operatoria e tenerlo sotto anestesia per 8 ore non è stato semplice. E quindi, diciamo, noi siamo veramente, diciamo, orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, e siamo felici soprattutto che l'intervento sia andato così bene. Grazie. Complimenti. All'inizio ho usato una parola e ho detto è stata una rivoluzione. Ora, in questo periodo non proprio sereno per il mondo, la parola rivoluzione non è proprio magari felice. Chiamiamola una rivoluzione dolce, una rivoluzione graduale. Rivoluzione anche perché tanti soggetti insieme hanno veramente voluto collaborare in maniera molto fattiva. Quindi chiaramente c'era tutta l'equipe del Policlinico, ma c'è stato anche un ruolo di AIFA, perché trovare la soluzione per permettere a Simone di avere questa terapia, che non aveva completato tutto l'iter, non era una cosa scontata. Non c'è mai niente di scontato in queste cose così evolute. E c'è stato un grande lavoro di squadra. In questo lavoro di squadra, visto che poi anche nei media parliamo tanto di partnership pubblico-privato, c'è anche del privato, c'è un'azienda che ha ricercato, ha investito, produce e mette a disposizione questa terapia, ma che in questo caso qui è andata molto oltre, perché si è veramente sentita, io so con il direttore generale che ora magari ci tornerà, vi siete sentiti costantemente. Qui abbiamo a rappresentare
l'azienda, il dottor Riccardo Ena, general, diciamo, executive director per l'Italia, la Spagna, ma il titolo lo potete leggere da solo, ma prima di tutto una persona che ci crede sempre, appassionato, e che veramente ha fatto ben di più di vendere una terapia, non ha fatto questo, ha fatto tutt'altro, vero? Grazie Ilaria, tanto grazie a tutti per avermi dato l'occasione di poter, anche questo va, questo. Sì, ok, questo. L'occasione di poter rappresentare la nostra visione della gestione delle terapie avanzate, perché non è appunto più una, come dire, un approccio legato al farmaco che si usa, ma è un lavoro, come ha detto adesso Ilaria, come è stato detto anche prima, di concerto, dove sicuramente il farmaco ha un significato, perché può cambiare la vita alla persona che ha la fortuna di poterne avere la somministrazione, però tutto questo si può, come dire, sviluppare solo se si lavora insieme. Io devo essere sincero, 2 anni fa, quando abbiamo iniziato col professor Leuzzi questo percorso lunghissimo, e con Roberto Poscia, che ci ha aiutato a certificare l'ospedale, abbiamo deciso, proprio perché c'era il professor Leuzzi qui al Policlinico, di provare a vedere se riuscivamo a dare sfogo fortissimo alla pubblica amministrazione intesa come sanità pubblica. Ci abbiamo creduto alla morte, nel senso che abbiamo lavorato tantissimo per questo, perché avevamo la certezza che si potesse fare al Policlinico e uscire un po' dalla logica di Bambin Gesù, piuttosto che Gemelli, con tutto il rispetto, perché lavoro tantissimo anche con loro, o San Raffaele a Milano. E questo percorso che abbiamo iniziato ha certificato ancora una volta, in maniera fortissima, quanto le persone che lavorano nella pubblica amministrazione, che lavorano nella sanità pubblica, siano persone straordinarie. Prima si è parlato che sono sicuramente competenti, hanno conoscenza, però devo dire, in questo caso me lo sono segnato con attenzione, c'è stato un lavoro che è andato ben oltre anche le sole competenze e conoscenze, ma proprio si è creato uno sviluppo in termini di disciplina anche nel cercare di portarlo avanti che non ha uguali. Vi dico soltanto che il Policlinico ha effettuato questo intervento in 1 mese. Mediamente a livello europeo si fa in 6-8 mesi. Cioè prendete un attimino voi il calcolo dei mesi, però il concetto è che si è veramente fatto un passaggio straordinario. E devo dire che tutte le persone che hanno lavorato all'intervento finale hanno dimostrato in maniera assolutamente inequivocabile la passione per quello che stavano facendo. Io non ho visto una persona che non fosse, come dire, coinvolta e avesse voglia di fare il proprio meglio. Quindi io ho ringraziato tante volte Fabrizio, perché poi ormai ci diamo del tu ed è un piacere per me, è diventato una persona con cui ho il piacere di scambiare anche delle altre chiacchiere, e ha dimostrato davvero di credere che il Policlinico fosse nelle condizioni di farlo. Poi, come ha detto Ilaria, AIFA piuttosto che il Ministero della Salute, tutti quanti si sono operati per fare il loro meglio. Ecco, l'unica cosa che voglio dire con chiarezza è che oggi abbiamo aperto una strada per fare in modo che il Policlinico, volendo in futuro, soprattutto per questo tipo di patologia, possa diventare un punto di riferimento per trattamenti cross-border. Sapete che adesso ci sono molte nazioni che non hanno magari la possibilità di avere queste eccellenze come noi, e quindi noi possiamo attrarre questi pazienti e farli trattare qui. Se ci abbiamo messo 1 mese per la prima volta, probabilmente la prossima volta ci metteremo 15 giorni. Quindi il concetto è: siamo davanti all'eccellenza in tutti i sensi. Oggi abbiamo accreditato il Policlinico a livello europeo, questo è il 4° centro a livello europeo, e devo dire, fare i complimenti a tutti per il lavoro che è stato fatto, perché ribadisco, per me che lavoro da 33 anni in questo settore, è stata la prima volta in cui ho visto una collaborazione talmente corale, talmente forte, che mi ha lasciato senza parole. Devo essere sincero, uscito dalla sala dove si stava facendo l'operazione, i genitori di Simone mi hanno abbracciato, perché erano veramente soddisfatti nel vedere quello che stava succedendo. Quindi ancora complimenti a tutti, perché davvero è stata una grande esperienza, soprattutto l'evidenza di una capacità operativa, quella italiana, che molti non hanno nel mondo. Grazie. Grazie Riccardo Ena. Prima di questo volevo che i presidi si fermassero un attimo, perché volevo dettagliare una cosa che avrebbe dovuto dire. Sì, la dettagliamo subito.
avrebbe dovuto dirlo il direttore generale, ma come dire, è stata da voi tutti sottolineata la coralità e la partecipazione di tutto il personale. Voglio anche dire che è stato grandissimo il lavoro fatto dalla direzione sanitaria, che oltre ad utilizzare, diciamo, le conoscenze dei clinici e di tutto il personale coinvolto, ha tracciato preventivamente tutto ciò che sarebbe accaduto dal momento del ricovero di Simone al suo trasporto nella risonanza trasformata per l'occasione, a quello che simulando, e questo è stato, diciamo, naturalmente, come dire, il dato umano di collaborazione, di disponibilità di tutti ha aiutato, però c'è stato un lavoro scientifico fatto dalla direzione sanitaria che ha coinvolto a cerchio tutte le professionalità necessarie a garantire che tutto il percorso fosse fatto in sicurezza per Simone. Do un dettaglio che è giornalistico, ma il direttore sanitario ha anche voluto la doppia chiave della risonanza, perché ha immaginato che se qualcuno si fosse fatto male e avesse avuto la chiave sarebbe stato impossibile entrare. Questo per dare proprio un dettaglio di colore che però spiega come è stato tutto tracciato a tavolino. Poi mi taccio. Grazie Presidente per avervi ascoltato questa parte che ritenevo interessasse anche voi. Grazie. Anche le previsioni, ecco qui, e la parola ai giornalisti, perché siamo in conferenza stampa, avete qui i professionisti che hanno dettagliato. Sì, grazie. Grazie, buongiorno. Annalisa Bonfranceschi per Repubblica. Io volevo chiedere al dottor Pisani, professor Pisani e professor Santoro qualche dettaglio in più relativamente alle prossime tappe, quello cui si è accennato durante in conferenza, relativamente ai monitoraggi che verranno effettuati e quali sono le tempistiche per poter osservare quei miglioramenti che ci si augura avverranno. Grazie. I monitoraggi saranno fatti costantemente, già ne abbiamo previsto uno al primo mese di età, e poi saranno fatti costantemente a 3, 6, 12 mesi e poi annualmente. Questo verranno fatti dei monitoraggi sia dal punto di vista di parametri di biomarkers, biochimico ma anche clinico. E quello che si è visto, l'esperienza è che una volta che inizia a rimettersi in moto e un'accelerazione dello sviluppo psicomotorio, poi questo è costantemente presente, quindi non ha delle oscillazioni. Quindi una volta che riparte, recupera soprattutto dal punto di vista motorio, e quindi poi i successi, almeno gli studi ci dicono che sono permanenti, quindi diciamo a breve, già dal prossimo mese dovremmo cominciare a vedere grossi progressi. Già oggi, come le dicevo prima, abbiamo notato che abbiamo potuto ridurre la terapia sintomatica, abbiamo notato alcuni segni come possono essere quelli della riduzione della scialorrea, quindi del fatto che il bambino sbavi e si bagni continuamente, e alcuni segni come quello di un aumento di un disturbo motorio parassitario, nel senso che è dovuto al quando per lungo tempo non hai una sostanza, una volta che la metti nell'organismo ci sono degli effetti da come dire, sovrapproduzione e abbondanza. In questo caso cominciamo a vedere proprio dei segni di iperproduzione da dopamina, e quindi con delle discinesie, che è appunto un segno che ci attendevamo. Discinesie. Altre domande? E altri controlli che faremo sono neuroradiologici, ovviamente. Farà un controllo PET, perché la PET mette in evidenza la presenza della sostanza iniettata a livello del putamen, quindi questi sono altri controlli che faremo. Nessun'altra curiosità? Niente. Maria, vuoi venire per i saluti finali? Non ci sono altre domande. La padrona di casa. Allora, grazie, vi ringraziamo per questa partecipazione e grazie veramente a voi tutti. Speriamo di non aver dimenticato nessuno nei nomi.
non li abbiamo detti tutti, ma ci siamo, c'è tutto il policlinico, c'è tutto il personale amministrativo, chi ha pensato a far arrivare anche anticipando con la sua carta di credito un costo immediato che poi è stato rimborsato. Grazie davvero a tutti, ringrazio i colleghi della stampa presenti e chiudiamo qui questa conferenza stampa dedicata poi a una bella storia che è quella di Simone. Grazie. Se c'è qualche collega che ha bisogno di specifiche sulla storia di Simone piuttosto che su questa patologia o in generale sulle malattie rare per inquadrare magari l'articolo o il servizio, potete tranquillamente andare sul sito www.osservatoriomalattierare.it o contattarci, comunque ci sono nella cartella i contatti dell'ufficio stampa. Qualsiasi cosa che manca cerchiamo di riempirla.